ormai sembrava fatta per il grande momento privato di Rebecca Staffelli. L'esperta social del Grande Fratello non si sposa più per ora col compagno Alessandro Basile, ma non si era capito bene cosa fosse successo. Allora, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio e di dire tutto nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, dove si è soffermata naturalmente anche sul reality show di Signorini. Rebecca Staffelli, prima di parlare del fatto che non si sposa più almeno per il momento col compagno, ha esclamato a proposito del GF: "La riconferma è stata un sogno, è un altro piccolo ma importante passo in avanti per me. Un'altra esperienza meravigliosa che mi aspetta, ho talmente voglia che comincerei domattina. Se fosse per me sì, inizierei subito, ma io sono una privilegiata perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare". Rebecca Staffelli, perché non si sposa più per ora col compagno Alessandro. Il suo partner le ha fatto la proposta di matrimonio nei mesi scorsi, ma Rebecca Staffelli ha annunciato che non si sposa per ora col compagno Alessandro Basile. E c'è una motivazione importante alla base di questo temporaneo ripensamento. Anche se possiamo subito dirvi che non si tratta di nessuna notizia negativa, visto che loro sono sempre più innamorati. Il rinvio delle nozze è maturato, visto che improvvisamente sono stati colpiti da una casa e hanno deciso di comprarla per viverci insieme. Rebecca ha infatti esclamato a Chi: "Mentre volevamo organizzare il nostro matrimonio abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, così l'abbiamo comprata insieme. E questo credo che leghi due persone altrettanto. Stiamo iniziando davvero a scrivere il nostro futuro assieme. Sarà la nostra oasi immersa nella natura". E infine la figlia di Valerio Staffelli ha concluso: "Piano piano, con calma, facciamo e faremo tutto. La casa è grande e rispecchia me e Alessandro. Il posto dove, ripeto, abbiamo iniziato a progettare il nostro futuro insieme. Quindi, matrimonio solo rimandato, ma ci sarà".